Questo sì che è un signor presepe, adattissimo per il Natale che sta arrivando. Lo potete ammirare fino al giorno della Befana al Bar Castello, che si trova nel centro di Antegnate, paese in provincia di Bergamo. A realizzare questo gigantesco capolavoro della natività sono stati due artisti bresciani del presepe, il braccio e la mente, Fausto Mercandelli di Rudiano e Franco Zani di Trenzano, entrambi soci dell'associazione pesca dilettantistica Il Persico di Antegnate e clienti fissi del Bar Castello, di proprietà di Amilcare Stanga e Patrizia Freschi. Il presepe è davvero favoloso e merita sicuramente una visita per il suo splendido movimento e per le sue notevoli dimensioni. Quasi 40 metri quadrati, 2 mesi di lavoro e di allestimento, 200 statuine in terracotta, la maggior parte delle quali in movimento, alcune davvero particolari e divertenti, 200 prese di elettricità per alimentare l'illuminazione di giorno e dell'effetto notte, e 14 quintali di roccia necessarie per realizzare l'ampia parte di deserto, una delle vere particolarità di questo presepe. Ma tutto è bellissimo, dalla capanna di Betlemme all'asinello che gira in tondo attorno al pozzo, dalle cascatelle al mulino che gira, dal pescatore nel ruscello, citazione doverosa per appassionati di pesca, al cuoco che arrostisce la carne davanti al fuoco, fino alla lavandaia che lava i panni. Ma tutte le statuine hanno un loro fascino, sono proprio belle da vedere. Persino il muratore in canottiere e caschetto qui ci sta bene, un tocco di modernità in una natività di 2000+ anni fa. Che favoloso presepe, un meraviglioso gioiello di provincia. Siamo strasicuri, il successo di pubblico è garantito con la benedizione del sindaco di Antegnate, Francesco Gattinoni. E meno male che l'artista della cartapesta, Franco Zani, stavolta ha deciso di esporre in pubblico la sua geniale opera, che prima era in mostra soltanto a casa sua, per amici, parenti e curiosi. Adesso tutti, ma proprio tutti, potranno vedere il suo capolavoro. Ma io questa piccola idea che ho avuto è sempre da quando che avevo 15 anni. L'ho fatto sempre da piccolo, poi man mano con gli anni l'ho sempre fatto diventare grande. Una vera passione, eh? Sì, si può dire di sì. Allora, dopo questo successo di pubblico, immagino poi che per l'anno prossimo vorrà fare il bis, magari con qualcosa di nuovo e qualcosa di più grande, eh? Sì. Sì, molto vorrei creare un piccolo mare con la spiaggia che parte tutto il deserto dopo e via avanti ancora, montagne,